Bella ragazzuoli, qua è Magic, io oggi sono qui sul canale di Wanya per mostrarvi come fare 50 round in due giocatori nella nuova mappa Origins uscita con l'ultimo pacchetto mappa Apocalypse per Xbox 360 e tra un mese all'incirca uscirà per le altre due piattaforme in gioco come PS3 e PC. Allora ragazzi, innanzitutto vi spiegherò come iniziare bene una partita su Origins, cioè le armi che dovete comprare, le bibite da consumare e così, e i pezzi da trovare per lo scudo. Allora ragazzi, appunto, i pezzi per lo scudo li vedete tutti qua. Adesso sto sparando che vi servirà molto lo scudo, siccome vi parerà il 50% degli attacchi che vi arrivano da dietro, quindi diciamo che il due quarti degli attacchi che vi colpiscono non li subirete, almeno che vi colpiscono dal davanti. Infatti lo scudo a volte, ragazzi, mi salverà in un modo assurdo perché è veramente veramente forte lo scudo. E niente, poi vabbè raga, lo scudo è come in tutte le mappe, è costituito da tre pezzi che adesso vedrete. Appunto, ha fatto lo scudo ragazzi, lo dovete costruire nella caverna vicino al Juggernaut, dove vi può portare ad Agarda prendendo il megafono e il disco. E il megafono e il disco ragazzi li potete trovare nella zona del Pack-a-Punch, che è veramente facile lì. O è sotto al pack-a-punch, ragazzi, il megafono è lì per forza sotto il pack-a-punch. E il disco può essere vicino a una carriola vicino al pack-a-punch, o se no sotto le scale del pack-a-punch, appunto. E fatto il megafono aperto ad Agarda, le armi che dovete usare sono la Mauser potenziata, cioè la Brutilde, che ragazzi è un'arma assurda, che come adesso vedrete nel video, che vabbè raga è troppo forte sta pistolina. C'ha 50 colpi in canna e 100 di ricarica. Per essere una sostituta delle Mustang SL merita veramente molto, perché è troppo forte raga, uccide i zombie anche al 40 facilmente, con 10 colpi in 2 li uccidete tutta l'ondata di zombie. Adesso vedrete la tattica. Io che ero il giocatore bianco, adesso non so perché, ma il bug del cinema fa vedere che ero il blu boh. Vabbè, io che ero il giocatore bianco raga, adesso vedrete che giravo qua in mezzo, siccome attiravo più zombie, perché il giocatore bianco fin da Black Ops 1 attira sempre più zombie. E è sempre stato così, quindi il giocatore bianco, la raga, deve girare qui in mezzo a questo cerchio blu, e l'altro deve girare nella parte del ghiaccio ad Agarda, lì alla vostra destra, diciamo lì. Ecco. E dopo averli raggruppati tutti e due con calma, li dovete unire i due gruppi, come adesso vedrete che si uniscono. Poi li dovete portare alla parte del fuoco ad Agarda lì, e portarli in i zombie dritti, così li potrete uccidere sparando colpi veramente facili. È una strategia un po' come quella della Mark II, che per uccidere bisogna spararli quando li avete raggruppati dritti, diciamo così. Ecco, adesso vedete. E dopo questa strategia con la Brutilde ce n'è un'altra, altre due diciamo. La prima è quella di usare le due ray gun normali, che adesso vedrete che abbiamo usato al 40. In poche parole, come al solito, io che ero il bianco accumulavo i zombie qua davanti. Il mio amico, che era il giocatore blu, girava là, appunto, e li raggruppavamo e poi li uccidevamo qua in mezzo alla mappa. E poi, raga, perché non finiate mai le munizioni, dovete usare i bonus che vi ritrovate sopra le vostre bibite, che per farli bisogna spendere uno 30.000 punti, l'altro bisogna fare 115 colpi in testa e l'ultimo bisogna attivare i generatori. Ha fatti questi qua e vi daranno delle ricompense, tra cui due sono quelle delle munizioni di un'arma potenziata. La terza raga non me la ricordo, perché vabbè è il terzo giorno di gioco, quindi non tutte le cose me le ricordo, però fidatevi che le munizioni ve le daranno sempre. Infatti noi, quando abbiamo finito la Mark II che vedrete dopo, abbiamo usato uno di quei bonus e l'abbiamo rifatta la Mark II che avevo io, quindi alla fine non finivamo mai i colpi. Infatti in questa strategia ragazzi si potranno fare veramente veramente facilmente 60-50 round così. Noi ci siamo suicidati al 50 perché erano le 3 di notte e quindi ci siamo dovuti suicidare. Adesso ragazzi invece vedrete la strategia con la Mark 2, che in poche parole è sempre la solita, quella di raggrupparli qui, unirli e portarli alla lava e spararli con la Mark 2. Però raga, per non sprecare troppi colpi, scusate, vi consiglio di sparare due colpi alla volta della Mark 2. Però adesso io non lo facevo più perché ormai dovevamo finire i colpi, perché ci dovevamo suicidare al prossimo round. Infatti dopo vedrete che ci siamo suicidati. Vi consiglio di sparare due colpi alla volta, appunto, con la Mark 2, così potrete sprecare pochissimi colpi e poi con due colpi trapassano tutti i zombie e farete più strage. Adesso vedrete che sparo tutti, appunto, perché volevamo suicidarci, quindi era già la fine del round quella, quindi capiteci. E poi ragazzi, vedrete che usavamo tutte e due le scimmie,
non il Quick Revive, perché alla fine il Quick Revive, raga, su ad Agarda è un po' inutile, perché con questa tattica il mio amico tipo è morto solamente 5 volte, ma è morto 3 volte tra i primi 20 round come me, diciamo, e poi alla fine girando qua non si moriva più tanto. E quindi quando uno muore al massimo tiri una scimmia e lo vai a rianimare. La cosa brutta di questa strategia, ragazzi, è appena morite, perché vabbè, tutte è normale di morire, è che vi dovete andare a rifare le bibite e ci metterete veramente molto tempo. Niente, ragazzi, il commentary è quasi finito e vi ricordo di lasciarmi piace se il video vi è piaciuto. E niente, raga, tanta guagna per tutti e bella!